una domanda tecnica. Non ci risulta disponibile il bilancio 2012 del piano carceri gestito dal commissario straordinario e riteniamo importante che ci sia questa disponibilità per fare qualsiasi valutazione sul tema. Allora io quindi chiedo che sia avanzato, oltre a un piano di ristrutturazione delle carceri, un intervento legislativo forte e condiviso da tutto il Parlamento, si eviti appunto un'amnistia, un indulto e si possa chiedere alla comunità europea eventualmente, se possibile, io adesso non vorrei dire cose che appunto non so, però un eventuale accordo, un'eventuale proroga con un piano appunto strutturale, in modo che si riesca a capire, che l'Europa capisca che noi non facciamo, non con un colpo di spugna mettiamo fine all'emergenza per maggio, ma poi abbiamo un'idea di futuro di come risolvere appunto questa emergenza e non sicuramente con le speculazioni finanziarie. No, perché guardi, a poche cose io tengo, ma l'onore per me è più sacro di tutto il resto, mi perdoni, ma sa, queste cose sono cose importanti. Restiamo in attesa del bilancio. Ma quello, ma... Sì, no, quello non... Scusi, no, no, non è buona fede, sì. Ma... Io le dimostrerò con i no, no, ma lei, Ministro... Che abbiamo no. speso meno di un quarto rispetto no, a quello ministro, che si io spendeva prima. Non è che chiedo, cioè, che lei mi dimostri, signore, quello no, che mi dica. Lo metto per iscritto. Credo che sia... Non lo metto per iscritto. Scusi, e ministro. Io lo firmo. Scusi, perché Ministro, io perché... io non dico cose che non posso dimostrare, guardi. Ma... tranquillo. Questo, tutto Ministro, lo sta iscritto. Dicendo lei autonomamente. Altrimenti si finisce nelle scusazze non pedita. No, scusi, no. No, Ministro, nel senso, io non le sto dicendo niente, no, sto chiedendo io, un dato in più, lei so ci ha dato mille dati oggi. Voi siete stati indotti in considerazioni sbagliate, sono pronto a chiarirvi tutto, sono pronto a chiarirvi tutto. Ministro, scusi un attimo. Vorrei che voi, oltre alla... cioè, io ho chiesto semplicemente l'integrazione dei dati che lei ci ha fornito, senza apostrofare o in qualche modo accentuare qualche punto con considerazioni che sarebbero state fuori luogo senza prima vedere il bilancio. Onorevole Sarti, prego. È normale che da parte di persone responsabili che abbiano voglia di dare un grosso contributo alla risoluzione di questo problema si debbano mettere in luce determinate preoccupazioni a fronte dei risultati ottenuti. In più, se ci si aggiunge che non c'è stata tanta chiarezza, appunto, come si può dire, sul bilancio del 2012, su quello che intende davvero realizzare il commissario straordinario Sinerio con questo piano carceri nuovo, noi qui ci preoccupiamo dal punto di vista parlamentare e dei provvedimenti che si potranno fare in questa commissione e che si potranno far approvare nelle aule. Però c'è anche tutta l'altra parte molto rilevante del piano carceri che per noi, su cui per noi è fondamentale avere la massima trasparenza e chiarezza, proprio per evitare dubbi di qualsiasi tipo. Incontriamoci, venitemi a trovare in ufficio e non ho nulla, e vi dimostreremo fatti alla mano su quello che c'era.